se non c'è l'accordo politico, di arrivare a 20-30 votazioni senza avere il Presidente della Repubblica, né tantomeno risponde al problema di quale volta va il prossimo futuro Presidente della Repubblica, perché, ripeto, dipende dal sistema politico. Diceva il professor Pasquino, Gianfranco Pasquino, ma anche Giuliano Amato, l'ha scritto, che il Presidente della Repubblica è un po' come una fisarmonica, appunto, attivo nella debolezza della politica e delle istituzioni politiche, passivo nella forza delle istituzioni politiche, e questo è sempre stato confermato, nella storia della Repubblica. Domanda? Sì, certo. Al pulpito, vai al pulpito. Io sono senz'altro indirizzata a votare no e voterò no quando ci sarà il referendum. Ho apprezzato il taglio storico che è stato dato a questo incontro. Sollecito il Consiglio dell'Ordine a organizzare un incontro simile anche con chi appoggia la soluzione no, perché sappiamo che il silenzio generalizzato su chi sostiene queste posizioni è evidente agli occhi di tutti, nessuno ne parla, pare che le posizioni di chi sostiene il no siano puramente e semplicemente, ne ha fatto accenno anche il professore, contro Renzi. In realtà molti, molti pensano che sia il meccanismo di questa legge a non funzionare. E l'ha detto lei stesso quando ha detto se vincerai sì. E metti caso alle elezioni vincesse un altro partito che non sia il Partito Democratico, allora noi assisteremmo alla rincorsa delle modifiche a distruggere quello che ha fatto chi ci ha preceduto per poi modificarlo. Se questa operazione viene fatta come è stata fatta per molte leggi ordinarie, vabbè, pazienza, peccato, ma lavorare in questo modo o pensare che si possa in futuro lavorare in questo modo sulla Costituzione lo ritengo un danno molto, molto pericoloso per la nostra società, per la nostra Repubblica. E allora io dico, non perché io voglia restare in questa situazione, con questa Costituzione, non perché io non avverta la necessità di modifiche, ma piuttosto che modificarle in questo modo, con i vari, cosa sono stati, i salti del canguro, non i voti di fiducia, ma comunque questi meccanismi, questo quasi ricatto rivolto a un Parlamento eletto con una legge anticostituzionale su mandato del Presidente della Repubblica, che io mi chiedo, cioè non è che poi il Presidente, mi risulta che il Presidente della Repubblica abbia il potere, la competenza di dare mandato al Parlamento su quello che deve fare. Mi viene disegnato un Senato che io ho cercato di leggerlo e ho ascoltato con interesse però quando lei mi dice, per esempio, questo Senato è politico, non è legislativo, e però ha competenza paritaria con la Camera per la revisione costituzionale, cioè ci sono talmente tante e troppe, non so, non c'è lo statuto della tutela delle minoranze, le minoranze non sono assolutamente previste, tutelate e protette. Allora, quando siamo in abbinamento con una legge elettorale, così come quella che in questo momento è vigente, allora dico, mannaggia, le minoranze sono messe molto male. Il referendum propositivo, l'ha detto lei, è una promessa per il futuro, chissà se verrà. Il referendum abrogativo è anche quello, ha bisogno di una legge, mi pare sia espressamente scritto nella nuova Costituzione, mi pare non costituzionale, ma di una legge. No, non c'è scritto. Funziona così. Mi pare che ci siano poi tutto il discorso sulla conformazione del Senato. Io sono del parere che un sindaco deve fare il sindaco, sa fare il sindaco e deve fare il sindaco. Un consigliere regionale viene eletto per fare il consigliere regionale, un senatore che deve essere pagato deve fare il senatore, non questo populismo, cui del resto la vedo d'accordo. Insomma, a mio parere ci sono un po' troppi aspetti negativi, confusi, qualcuno dice anche scritti non in italiano.
in certi punti, sul famoso articolo 70-71, mi pare di leggere un regolamento o un decreto attuativo piuttosto che una Costituzione. Io credo che alla fine, io mi auguro che alla fine prevarranno i no, per poi poter cercare insieme una maggioranza qualificata, una maggioranza dei due terzi, di persone per bene che facciano delle modifiche fatte per bene. Grazie. Non c'era una domanda? Sì, sentiamo anche la sua, professore. Dai, sentiamo. Ma in fondo c'era. In fondo c'era. Io tralascio sul la critica al percorso, sono l'avvocato Mattioli. E mi interessa invece il merito, quello che è uscito nella riforma costituzionale, se no diventa un dibattito politicistico. E mi interessa chiarire una cosa. Intanto rilevo che manca una quarta gamba, che è insoluta, che è quella del tema dei rapporti con le istituzioni europee, anche se non è di carattere costituzionale, ma sono quattro i temi: regioni, governo, Senato, bicameralismo e rapporto con quelle che sono poi delle politiche anche economiche che hanno un impatto diretto, perché soprattutto se legge di manovra di fatto viene fatta a metà con Bruxelles e non in ambito nazionale. Ma questo non è un tema strettamente costituzionale. Il secondo tema è che dei suoi autorevoli colleghi hanno posto l'accento criticando la riforma nel manifesto per il no, rilevando che il sistema di legificazione con la Camera monocamerale o bicamerale per le competenze che rimangono in capo al Senato, il potere legislativo, come ad esempio la legge di bilancio, apparirebbe confuso e causa di futuri conflitti, su cui ho dubbi che possa essere peggio dell'attuale forma del 117, su cui credo che in termini di conflitto Stato-Regioni non abbia avuto pari al mondo, quindi tutto quello che va in miglioramento su questo aspetto a mio avviso è ampiamente positivo. Poi c'è un altro tema, se viene superato, che per me è un deficit di democrazia. Alcune questioni di rilevanza fondamentale sulla vita dei cittadini vengono decise da rapporti bilaterali, governo, conferenza Presidente Stato-Regioni e ANCI, su cui ad esempio conferenza Stato-Regioni, lì sono stati decisi il taglio dei 2 miliardi sulla sanità, per dire l'effetto che ha la conferenza Stato-Regioni, che avviene a porte chiuse con i presidenti, il governo, su una esce un breve stringata comunicazione ufficiale agli organi di stampa, non si sa quello il dibattito che avviene lì dentro, sebbene decidono aspetti fondamentali come la salute. Io spero che la riforma del Senato superi questa contraddizione, come superi anche la contraddizione di rapporto tra ANCI, che è un'associazione privata, non è istituzionalizzata. Io sul fatto che l'ANCI abbia tutto questo potere ho forti dubbi, sono fortemente critico sulla debolezza anche in materia di legge di stabilità e di concertazione con il governo sui finanziamenti agli enti locali, però spero che questo superi e porti a un dibattito pubblico. Altro tema che non è stato posto all'attenzione. Ritengo anche che si rischi di perdere davvero una grande occasione. Poi infine le chiedo se, soprattutto la parte storica, se c'è un saggio, compare un qualche scritto per poterlo andare a recuperare e magari poterlo rileggere anche con maggiore calma, sebbene sia stato estremamente chiaro. Poi lei ha collaborato con una persona che per me è stato un faro, che è Augusto Barbera, quindi a maggior ragione. Due rapidissime considerazioni, una sul primo intervento e poi un'altra sul secondo. Questo testo, diciamo così, qualunque testo di legge può essere letto attraverso un approccio critico in due modi, diciamo così. L'approccio dell'interprete può essere di due tipi: o critico distruttivo o critico costruttivo, no? E il mio habitus mentale è quello della critica costruttiva, quindi è questo lo spirito che io ho messo in questa mia introduzione. A me non piacciono gli ideologismi, per quanto abbia anch'io le mie, tra virgolette, fedi ideologiche, ma sono emancipato, abbastanza emancipato rispetto anche alle mie stesse fedi, e non credo soprattutto che come giuristi possiamo svolgere un compito esclusivamente critico distruttivo. Quindi questo è il punto fondamentale.
Non dico che tutti quelli del no hanno un atteggiamento, io sono appunto, vedo il bicchiere mezzo pieno, appunto è una questione di punti di vista, cioè, diciamo così, è una questione di punti di vista, ma guardate, quando è una questione di punti di vista, ed è quasi sempre una questione di punti di vista, tutto questo significa sostanzialmente che nessuno di noi ha la ricetta per salvare il paese. Non c'è una soluzione, guardi. Lei dice giustamente, speriamo in un gruppo responsabile che responsabilmente scriva la migliore riforma costituzionale. Non esiste. Questa è, purtroppo, lei lo sa meglio di me. Non è oggi, anche ieri, perché anche nel 40, lei è convinta che i nostri padri costituenti sapessero allora della, cioè avessero scritto la migliore delle. Oggi noi siamo tentati di dire, io sinceramente faccio fatica come costituzionalista a credere a questo slogan della Costituzione più bella del mondo. Come vi ho detto, la nostra Costituzione è un processo, i nostri costituenti hanno fatto una scommessa, come Pascal, hanno scritto delle regole sperando che quelle regole potessero rendere migliore il nostro paese. Ma è una scommessa in parte vinta e in parte persa, più vinta che persa, perché ancora siamo uniti, perché abbiamo vinto alcune battaglie importanti, la lotta al terrorismo, la lotta all'eversione di destra, la lotta al terrorismo di destra e di sinistra, non abbiamo ancora vinto fino in fondo la lotta alla mafia, non abbiamo ancora vinto la lotta alle diseguaglianze che ci sono nel nostro paese, purtroppo profonde. Quindi abbiamo ancora un sacco di sfide, non abbiamo vinto il problema, sciolto il nodo dell'Europa, e questa è una grande sfida, è costituzionale, è un problema costituzionale. Certo, non possiamo risolverlo soltanto da noi, il problema del ruolo dello Stato nella globalizzazione, no? E non è un problema che possiamo risolvere noi, c'è un problema di democrazia in tutto il mondo, non è un problema soltanto italiano. Però secondo me, se siamo d'accordo su un punto, cioè su due punti, uno, che è una questione di punti di vista, e che soprattutto questa riforma non è né il migliore dei mondi possibili, ma né l'anticamera della dittatura, siamo d'accordo su questo? E questo è il punto fondamentale. No, non sto dicendo a lei. No, se siamo d'accordo su questo, cioè se abbiamo tagliato le estreme, il migliore dei mondi possibili e la dittatura, l'anticamera della dittatura, ed è una questione di punti di vista, dobbiamo dirci, nelle condizioni storiche date, con un Parlamento di questo tipo, in questo momento, con queste esasperazioni, anche il ruolo del sopra le righe del capo dello Stato, non c'è dubbio, no? Io ho criticato, non c'è dubbio. Questo Parlamento, che era chiaramente il Parlamento più problematico della storia della Repubblica, diciamoci la verità, alla fine, per un miracolo della storia, è riuscito a tirar fuori la riforma costituzionale, perché non è cosa da poco, è il meglio nelle condizioni date, e su questo gli italiani valuteranno secondo i punti di vista che saranno in grado di valorizzare e di cogliere. Quindi, però appunto, è importante questo aspetto, relativizzare e quindi sgombrare il campo da degli assoluti che non ci sono e non ci saranno. Guardi, secondo me la cosa migliore sarebbe stata, gli dico appunto il mio assoluto, no? Ma che mi rendo conto che è un pio desiderio per venire incontro a quello che diceva lei, sarebbe stato bello e sarebbe interessante, secondo me la vera via sarebbe quella di eleggere un'assemblea costituente, perché se tu vuoi porti il problema, no, del rinnovo del volto della Repubblica, è chiaro che devi attivare quel potere costituente che è l'unico pienamente legittimato a farlo. Però è evidente anche una cosa, questa qui è Sieyès, voglio dire, Sieyès scriveva dei libri di filosofia e non sapeva quello che stava facendo. Infatti la Francia non è riuscita a realizzare la Costituzione, l'hanno fatto negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, è la cosa che dicevano i francesi agli americani, dice: noi abbiamo teorizzato il potere costituente, voi l'avete messo in atto, avete fatto la Costituzione. Quindi in realtà non basta la teoria, bisogna poi mettersi, rimboccarsi le maniche, e la differenza la fa chi è in grado di avere il coraggio di fare delle scelte. Il problema è che in questo paese non faremo mai l'assemblea costituente, lo sa perché? Perché quel presidente della Repubblica maledetto o benedetto, Francesco Cossiga, fu il primo a tirar fuori dallo scranno del Quirinale l'idea della costituente. E siccome l'ha detto Cossiga, che allora veniva percepito come un autocrate, allora la costituente viene considerata, e molti miei colleghi continuano a dire che non si può fare una costituente, ha ragione, ha torto, non lo so. Però certamente sarebbe opportuno, e quella è l'unica condizione. Ma siccome non credo che nei prossimi 10 anni questo sarà, se vincerà il no ritorneremo a rimboccarci le maniche, perché non sarà l'apocalisse, intendiamoci, ci saranno dei problemi politici come sempre,
E ci saranno altri 10 anni per rimettere in moto un processo. Aspetteremo altri 10 anni. Nulla. Immediato, no, ma abbiamo dalla riforma di Berlusconi ci sono volute 11 anni, quindi voglio dire, è ragionevole pensare che passeranno altri 10 anni. Non credo, non vedo scenari. Per quanto riguarda l'Europa, è un problema cruciale quello dell'Europa. C'è qualcosa, per la verità, nel testo, però vi pongo una domanda. Vedete, io credo che la crisi dell'Europa sia la crisi degli stati, sostanzialmente. Cioè noi tendiamo a scaricare sull'Europa quello che non ci piace, spesso e volentieri. Ma in realtà la crisi dell'Europa è la crisi degli stati. È la crisi della capacità degli stessi stati di governare se stessi nel contesto europeo. Guardate quello che sta accadendo in Europa. Sta accadendo veramente di tutto, tranne quello che si era pensato che si potesse fare. Si alzano i muri, stanno rifiorendo i nazionalismi, diventano egemoni partiti appunto sciovinisti, nazionalisti, antirazzisti. Ci sono due paesi in Europa che abbiamo fatto entrare che sono sull'onda dell'autoritarismo, l'Ungheria e la Polonia, e Bruxelles balbetta su questo. Abbiamo fatto noi una riforma costituzionale che ha cambiato il volto della Costituzione, come vi dicevo, secondo me è quasi una modifica, non una revisione, quasi un mutamento costituzionale, quello di scrivere che la politica economica ha certe caratteristiche, giusto o sbagliato, non lo so, utile per salvare l'Italia, certo sì, e per salvare l'Europa, perché quello sì, era necessario farlo in Costituzione, la Francia non l'ha fatto, ma perché lì c'è stato un cambio di maggioranza tra Sarkozy e Hollande che ha determinato questo passaggio, se no anche i francesi l'avrebbero messa in Costituzione, in Spagna come noi l'hanno fatto, l'hanno scritta in Costituzione, la Germania lo aveva fatto prima di noi. Quindi voglio dire, però è importante, attenzione, che anche in Europa ci siano degli indirizzi, tanto i cittadini, non ci sarà mai un demos europeo, appunto la teoria lontana dalla realtà. Invocare il demos è importante farlo dal punto di vista dei principi, no? Il popolo europeo, ma non ci sarà un demos, perché poi il demos ha bisogno di essere rappresentato, e la rappresentazione del demos è data dai governi degli stati, e per ben rappresentare, o meglio rappresentare il demos, tu hai bisogno di istituzioni forti, forti non nel senso di autoritarie, forti nel senso di autorevoli, dove i cittadini possono contare. Tu hai bisogno di un Parlamento che possa governare, dare degli indirizzi, hai bisogno di un governo che senta gli indirizzi del Parlamento. La domanda che dobbiamo porci è se le nostre istituzioni siano in grado di fare questo, o se invece dobbiamo accontentarci del leader di turno che per ragioni politiche conquista il governo e lo conduce finché la sorte gli è favorevole, perché è di questo che stiamo parlando. Perché la forza non è delle istituzioni, la forza è dei rappresentanti politici, dei leader politici. Ma un paese può reggersi su questo? In Germania, la Germania non è forte perché c'è Angela Merkel, che è forte ed ha molti più poteri di Matteo Renzi, è forte perché ci sono istituzioni forti. In Francia, la Francia, se fosse per Hollande, sarebbe all'astrico, ma lì ci sono amministrazioni forti, c'è un'amministrazione che regge lo Stato, ed è la fortuna di Hollande, capito? E ovviamente il fatto che, come per Renzi, non c'è nessuno dall'altra parte. Capito? Quindi è importante, quindi, anche interrogarsi questo. Sull'Europa non c'è molto, ma non si poteva fare molto. Però io credo che se noi leggiamo in questo testo, come ho cercato di leggere io, il tentativo di dare un po' più di dignità alle istituzioni parlamentari, di dare un po' più di dignità al governo del paese, al governo della cosa pubblica, di dare maggiore coesione, forse c'è la speranza che sul piano europeo ci sia una rappresentazione dei nostri interessi più consapevole, più legata a quelle che sono le reali esigenze del popolo italiano. Grazie molte della vostra attenzione. Ringrazio tutti voi, e comunque bisogna che andiamo perché ci cacciano fuori. Insomma, grazie mille per voi, perché è stato davvero interessante. Grazie.